Anteprima del Bardolino e Chiaretto, porta sulla riviera veronese dell'area di produzione del Lago di Garda ben 120 vini per 41 produttori. Questa è la nona edizione, una kermesse sempre più internazionale. La nostra denominazione è stata riconosciuta nel 68, quindi l'anno prossimo potremo festeggiare il 50° compleanno. Un'occasione importante per far vedere in anteprima quello che sarà il vino che troveremo sulle nostre tavole nei prossimi mesi, ma come è cominciato l'anno scorso, da quest'anno anche una visione, uno sguardo all'indietro, all'annata del 2015, per capire come il nostro Bardolino sempre più dimostra di saper invecchiare bene e di migliorare nel tempo. Si avvicinano i 50 anni del Bardolino, una realtà che rafforza la nostra tipicità. Siccome il maggior produttore di vino Bardolino è la Zese, il comune con la più alta concentrazione di viti di Bardolino, ho detto che chiederemo di ritorno il nome e che il vino Bardolino si chiami la Zese. Purtroppo scade il marchio l'anno prossimo, il 50° anno del vino Bardolino, per cui ci toccherà abbandonare questo progetto. Questa è una realtà che offre valore. Il nostro territorio è proprio un territorio di vino, non solo oggi, sempre. E oggi mettiamo insieme le eccellenze del territorio, oltre alle eccellenze della natura. Il lago con le eccellenze, questo connubio forte all'interno del nostro meraviglioso territorio della provincia di Verona. Immancabili tre sommelier, Bardolino o Chiaretto? In verità entrambi, perché oggi siamo sulle sponde del Lago di Garda, quindi direi una location a dir poco stupenda, una giornata splendida, e direi ha vinto un po' il vino di Verona anche oggi, i vitini di Verona, quindi la Corvina, assemblata alla Rondinella, sia nel Bardolino sia nel Chiaretto. Il Bardolino sta facendo dei passi da gigante, perché è ormai conosciuto tutto il mondo come il vino non semplice, ma un vino da tutto pasto, sia da aperitivo, da dolce, e soprattutto accompagnare sia la carne che al pesce. Io dico vino del futuro perché è una beva che guarda sempre di più a un modo sia di approcciare il territorio in maniera molto intelligente e di cominciare a parlare anche ai giovani in maniera proprio precisa, puntuale e sempre con occhio alla qualità, che non dobbiamo mai dimenticare nel bicchiere, perciò avanti così.